Quante volte mi è capitato a ciascuno di noi, di chiedere un'informazione in Sicilia? Dovrei andare in via Garibaldi, l'accompagno io con motorino, mi segua. E per noi è normale. Ed è una cosa, devo dire, che tutti gli altri italiani hanno sempre voluto generosamente riconoscerci a noi siciliani, che è la dote proverbiale dell'ospitalità. Ragione per la quale abbiamo sempre ospitato volentieri in Sicilia arabi, normanni, fenici, greci, romani, turchi, cinesi. Cinesi che non hanno lasciato vestigia o monumenti, ma dalla nostra parte ancora si parla della famosa dinastia dei Ming in Sicilia. Siamo un po' arrabbiati. Cosa succedeva? Per esempio, io arrivavo in un paesino sperduto dell'entroterra siciliano e qualunque personaggio io avessi deciso di interpretare, ero sicuro di scatenare le reazioni del pubblico che mi andavo inventando di volta in volta. Chissà, cioè, arrivavo per esempio davanti a un bar. Davanti al bar c'era la classica coppia di proprietari anziani, donna Concettina e don Pippineggio, seduti entrambi sulla sedia impagliata. Arrivavo io e dicevo, ora gli faccio lo straniero, vediamo come reagiscono, gli faccio Ascravi zinza e scanzinza zinzara, please. Vede cacchisso, secondo mia vuole caffè. No, vuole Coca-Cola, parla più in mezz'ora, vuole Coca-Cola. No, vuole caffè, vuole Coca-Cola. Litigavano fra di loro, non mi andava di farli litigare, erano anziani. Accettavo sempre di bere un po' del loro rosolio. La gradazione alcolica era tale che me ne andavo sempre ammiaco come una cucuzza. Un giorno di questi. Per dire come poi gli italiani sappiamo sempre trovare il modo di ridere di tutto e di tutti. Lo straniero l'avevo fatto, lo zoppo l'avevo fatto, il cieco l'avevo fatto. Mi venne in testa, non so per quale stranissimo motivo, di fare umuto. Il muto. Apro una piccola parentesi, ma molto seria. Ciascuno di noi, proprio indistintamente, tutti quelli che siamo convenuti qui questa sera, quando noi incontriamo un nostro consimile, portatore di un handicap qualunque, proviamo per lui immediatamente un sentimento di grande solidarietà umana. E siamo sinceri, siamo autentici, non c'è pietismo nel nostro atteggiamento, non c'è ipocrisia. Ci rendiamo conto autenticamente, ripeto, della grande difficoltà a cui va incontro questo nostro fratello. Quando invece incontriamo un muto, e quindi se ci pensate bene una persona altrettanto colpita dalla sfortuna quanto tutti gli altri, il muto chissà perché ci fa simpatia. Cioè, tale è muto, è! Come se io fosse fortunato che è muto. E scoprì questa cosa un po' cinica, se volete, ai danni di due ragazzi che erano addetti alla erogazione del carburante in un distributore di benzina. Arrivo io in macchina, già deciso in cuor mio a recitare loro la parte del muto, e mi viene incontro uno dei due ragazzi che avrebbero dovuto erogare la benzina. E mi viene incontro con aria molto... perché mentre da Roma in su ti venivano incontro, ti venivano, ora non più, con scritto nei gesti, nel timbro della voce, nella luce degli occhi, grazie di aver preferito la nostra marca alle altre, da Roma in giù, inghione da camurria, Mattia, benzina già stoccata a finire... Non ti poteva finire la sua distributore! E per dimostrarmi tangibilmente che io gli stavo dando fastidio in quel momento, lui fra l'altro a quei tempi vendeva solo ed esclusivamente la benzina, cioè c'era il deserto e la pompa della benzina. Non è che c'era da fare questa gincana fra i prosciutti come facciamo tutti noi oggi a un autogrill per comprare un caffè. C'era solo la benzina. Eppure lui ebbe la faccia tosta di domandarmi che cosa vuole? E dico, ora gli recito la parte del muto, vediamo come reagisce, e gli faccio Vendemolri di super. Immediatamente fu illuminato da un sorriso. E rivolgendosi all'altro compagno che era rimasto dall'altra pompa di benzina, ci fa Carmelo, mizzichina muto, però figlio di buona madre si spiega bellissimo. 20.000 di super, ho capito bene, subito. E comincio a fare l'operazione. Avendo stabilito che io, essendo muto, dovevo per forza essere pure sordo, quando ebbe finito mi sbatté letteralmente le mani in faccia facendomi 50.550 lire. Poi mi dà una grandissima pacca sulla spalla, mi dà del tu naturalmente, e mi fa «Dove vai?» «A Messina!» «A Messina? Ho capito bene? Mi raccomando, ah! Nelle cuve suona!» Perché gli altri ci sentono ma sono cornute. Ora,
Evidentemente divertito più di quanto avessi previsto all'inizio, al ritorno decido di fermarmi di nuovo. Che l'accoglienza con la ragazza era stata eccezionale. Infatti non avevo dubbi. Mi vede arrivare, oh moto c'è, Carmelo! Oh moto c'è! Che facciamo? 30.000 di supere come ieri? No, un pieno, alla faccia degli invidiosi! 70.770 lire! Per 3 anni consecutivi io mi fermai sempre a questo distributore. Per me ormai era diventato un appuntamento fisso con la gioia di vivere, l'accoglienza, l'ospitalità, l'allegria. Arrivo per l'ennesima volta, dopo tanto tempo, sempre stessa scena. Oh, moto c'è, Carmelo! Oh, moto c'è, che facciamo il pieno come la settimana scorsa? No! Mi dia 30.000 di super, mi controlli acqua e gomme. Mi schina al resto come un gitrolo senza simenza, preciso. E io lo controllavo dallo specchietto retrovisore. Vedevo che faceva segnalazione all'amico suo. Miracolo, Umuto parla ora, Carmelo. Umuto si mise a parlare. Poi si fece coraggio, venne da me e mi fa, ci senta. Lei mi deve levare una curiosità. Ma lei per caso che c'ha un fratello? Dice sì. Ma chi è Muto? Dice sì. Benjamin me lo deve salutare. Mizzichina, siamo diventati amici con suo fratello. Ma che siete, una stampa e una figura? E dice, la fotocopia vostra madre, siete gemelli. Ah, che simpatico suo fratello, ma lo deve salutare. Cosa succede? Arrivo a Messina, che poi era la destinazione finale del mio viaggio. Ho un problema con la macchina. Sono costretto ad affittarne un'altra, diversa. Ritorno allo stesso distributore con una macchina diversa. Il ragazzo, nel vedermi arrivare, esce dalla guardiola con formula dubitativa. È un mutu o non è un mutu? È un mutu o non è un mutu? Bda! Un mutu è, Carmelo! Un mutu è! Questa mattina, capisci, mattina, passato tuo fratello. Lotan. Mio fratello connuto. Mi fotte il piccolo in un portafoglio, legnate. Carmelo, lo sente che cosa dice? Quel signore così distinto, quell'elegantissimo che è passato stamattina è un cornuto. Gli ruba i soldi a suo fratello minorato e gli dà pure legnate. Tuo fratello è un cornuto. E se non fosse che il padre è lo stesso, sarebbe cornuto pure suo pace. E che non è giusto perché ci capita tuo pace, mi rendo conto. Fallo venere, caga, ci penso io. Quando ritornai facendo il fratello parlante, fui trattato malissimo. Mi dia 30.000 di super. Non funziona, è sfasciato! Ma sia gentile, perlomeno mi controlli la pressione delle gomme. Mi disse che ci faccio scoppiare pure chi dà di scorta. Ma sia gentile, almeno mi pulisca il parabrezza. Al contrario, tutte le cacatelle, scusate, di Mosca, me le straminiò nel parabrezza. Non si vide più nulla. Mi dia 30.000 di super. Me ne diede 30.000. Ma 4 lineette prima della colonnina si fermò, dandomi il resto di 50.000 lire con monetine da 5 lire che allora vigevano. 1 ora e mezza per darmi un resto. Quando ritornai facendo il fratello muto, la macchina nuova, lustrata con i gomiti, pelle di daino in omaggio, pressione delle gomme controllata a gratis, 30.000 di super, me ne dà 30.000. 4 lineette di più. E battendomi confidenzialmente la mano sulla spalla mi fa, osserva, 4 lineette di più ci futtiva giù gran cornuto di tuo fratello.